Lopresti Loana. Giulia Reale. Valguarnera Brenda. Bella Via Gaetano. Fatevi valere, forza. A voi. Allora, buongiorno a tutti, noi rappresentiamo l'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Medi e ringraziamo per l'invito ricevuto. Vi ringraziamo per l'invito ricevuto. Noi frequentiamo il settore servizi sociali e sociosanitario. Abbiamo steso la nostra relazione seguendo il nostro corso di studi e non il libro che avevano favorito. Inoltre abbiamo voluto accompagnare la nostra relazione con delle immagini che sono state realizzate dai nostri compagni del settore grafico pubblicitario. Allora, la parola mediazione deriva dal latino mediare, essere in mezzo. Per meglio affrontare un discorso sulla mediazione è necessario, preliminarmente, dare anche una definizione di conflitto. Il conflitto è una vicenda umana che può dar luogo ad esperienze laceranti e di solitudine. Le questioni che esso pone toccano quindi non solo i singoli, ma anche tutta la collettività. I conflitti non sono questioni di qualcuno, riguardanti lo status culturale, ambientale ed economico, ma sono questioni di ciascuno ed esprimono disagio, inquietudine e sofferenza. La mediazione agisce in modo da fare incontrare i confliggenti, prendendoli entrambi in carico ed offrendo una gestione accompagnata del loro litigio. Questa metodologia operativa è caratterizzata dalla presenza di un terzo, che assume una posizione di neutralità e rappresenta un nuovo modo di regolazione sociale. Quindi la mediazione può essere considerata quale principale strumento alternativo alla soluzione di liti e controversie, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella formulazione di un'adeguata proposta di composizione e nella ricerca di un accordo amichevole e duraturo. L'attività di mediazione è svolta in diversi ambiti da soggetti che utilizzano competenze di più discipline e abilità trasversali. Il procedimento di mediazione è fatto da relazioni tra persone, comunicazione e scambio di informazioni. Proprio per questo il mediatore utilizza diversi strumenti per condurre e mediare le liti, fino ad una soddisfacente comunicazione. Fra le tecniche utili allo scopo ricordiamo la calibrazione, con la quale il mediatore, ponendo la massima attenzione ai soggetti della disputa, adegua le proprie modalità comunicative a quelle delle parti. Il ricalco, con il quale il mediatore cerca di stabilire con gli interlocutori affinità a livello verbale e non verbale, utilizzando un lessico vicino alle parti, gestualità ed atteggiamenti simili. L'ascolto attivo, tecnica di comunicazione che rende l'interlocutore veramente compreso ed accettato. La mediazione trova oggi, in Italia e nel mondo, applicazioni in diversi contesti che vanno dall'ambito familiare, civile, tributario, a quello culturale, a quello ancora più ampio dei rapporti internazionali. La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie in crisi, che certi dalla volontà di separarsi e porre fine al rapporto coniugale, si trovano a scontrarsi sulla gestione dei figli o su questioni economiche. L'obiettivo principale della mediazione in questo ambito è quello di portare i coniugi verso la via del dialogo per evitare le conseguenze, a volte spiacevoli, di un conflitto giudiziale. Il mediatore familiare così affronta con i coniugi sia aspetti emotivi che aspetti pratici, come l'affidamento dei figli e la continuità della genitorialità, sostenendo la coppia nei cambiamenti che si realizzeranno e coinvolgeranno tutta la famiglia. La mediazione familiare può essere esercitata all'interno di istituzioni pubbliche o private o attraverso l'attività libero professionale. In Italia la mediazione trova campo di applicazione anche in altre tipologie di controversie giudiziarie. Infatti il tentativo di conciliazione può essere utilizzato dalle parti in lite nelle cause di lavoro subordinato ed in altre controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili. In questo ambito è bene precisare che, con un'inversione di rotta, la strada della mediazione è stata trasformata da obbligatoria a facoltativa. La possibilità di una conciliazione, anche se con caratteristiche diverse dalla mediazione civilistica, è stata introdotta nel 2011 anche per le controversie in materia tributaria. Il mediatore, che potremmo anche definire negoziatore, trova campo di azione anche nei contrasti che nascono dalle diversità culturali. In un mondo poliedrico come il nostro si avverte la necessità di proporre nuovi approcci al dialogo interculturale, l'abbattimento dei contrasti derivanti dalla diversità di usi, culture e religioni. In passato, nel corso della storia, il dialogo tra le diverse culture si è sempre tradotto in scambi economici o in azioni più forti, quali guerre, conquiste o colonizzazioni.
Oggi invece, sulla scia della globalizzazione, si punta sul dialogo, sulla mediazione delle diversità e sulla conciliazione dei valori. Tale necessità è ancora più forte in alcune aree, mete di migrazione quale l'Italia, dove si avverte la necessità di favorire l'integrazione di culture diverse, quale condizione imprescindibile per una pacifica convivenza. Nel corso della storia abbiamo assistito a diverse situazioni in cui il dialogo, ovvero la mediazione internazionale, è risultato un'arma vincente. Dalla fine della Guerra Fredda, poi, la maggior parte dei contrasti internazionali è stata risolta grazie alla mediazione e alla conciliazione delle parti in lite. Anche i conflitti armati sono stati risolti attraverso negoziati di pace avvenute tramite la mediazione di stati terzi. Chiaramente risulta molto più semplice la mediazione tra due soggetti di quanto non lo sia quella fra gli Stati, perché in quest'ultimo caso si deve operare per una conciliazione internazionale finalizzata alla creazione di zone di pace duratura. Quali strade seguono gli Stati per risolvere dispute di lunga durata e smorzare la competizione geopolitica per creare zone di pace? La creazione di zone di pace tra gli Stati, secondo Kupkan, autore del saggio Come trasformare i nemici in amici, le ragioni di una pace duratura, passa attraverso un processo articolato in quattro fasi. L'adattamento unilaterale, che si realizza quando uno Stato che si sente minacciato su più fronti rimuove una delle cause della sua insicurezza, con la moderazione strategica e con l'offerta di alcune concessioni all'avversario, dette offerte di pace. La moderazione reciproca, che consiste nella negoziazione delle concessioni, con la speranza che la competizione geopolitica possa lasciare spazio ad una cooperazione. L'integrazione sociale tra gli Stati partner, che consiste nell'aumento delle transazioni tra le parti, nell'aumento di contatti tra i governi e tra i privati. I gruppi che beneficiano di questo rapporto più stretto e sereno tra gli Stati vengono incoraggiati a ridurre le barriere economiche e politiche, dando così più forza al processo di riconciliazione. La creazione di narrazioni politiche e di identità nuove attraverso l'utilizzo di strumenti che hanno un forte simbolismo politico, come gli inni e le bandiere. Gli Stati in questione sviluppano una nuova narrazione nazionale che modifica la percezione che ognuno ha dell'altro, lasciando posto quindi ad un'identità comunitaria, gettando le basi per una pace stabile. La creazione di zone di pace può seguire tre differenti vie: la riconciliazione, la comunità di sicurezza e l'unione. La riconciliazione avviene quando avversari di lunga durata depongono le armi e sviluppano mutue aspettative di coesistenza pacifica. La comunità di sicurezza consiste nel raggruppamento di due o più stati che avvalorano una serie di norme per la gestione pacifica dei loro rapporti. L'unione, invece, consiste nel raggruppamento di due o più stati che si fondono in una singola entità politica, eliminando del tutto la conseguenza geopolitica dell'esistenza dei confini prestabiliti. Al giorno d'oggi i negoziati di pace continuano ad essere dei processi molto complessi che assorbono le fatiche di diversi soggetti mediatori. Tra i principali mediatori dei conflitti internazionali si annoverano l'ONU, le organizzazioni regionali dell'Unione Europea o l'Unione Africana, singoli stati e organizzazioni non governative. Una posizione preminente è sicuramente a riconoscere all'ONU e alle azioni diversificate portate avanti anche attraverso le sue agenzie di specializzazione. Di recente l'ONU è scesa in campo attivamente nella mediazione, presentando nel settembre 2012, in occasione della 67esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una linea guida per l'attivazione della mediazione. Il dialogo, la mediazione e la conciliazione sono dunque il passaporto per una società migliore e una pace duratura. E il mediatore ha l'importantissimo compito di smussare gli angoli e trovare sempre maggiori punti di contatto, trasformando le diversità in possibilità e i punti di debolezza in punti di forza, diventando in buona sostanza un mago capace di trasformare i nemici in amici. Complimenti ragazzi, restate qui un attimo. Abbiamo visto tre modi diversi di approcciarsi al problema, secondo le varie sensibilità anche rappresentate dai vari indirizzi scolastici presenti. Credo che siano tutti e tre modi diversi e tutti e tre apprezzabili di approcciare il problema sotto tutte le latitudini possibili. Sicuramente la cosa positiva è che dopo aver
partecipato a questa giornata, che ancora non è finita. No, 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 ancora no, abbiamo ancora tre istituti. Sicuramente un sospiro di sollievo si tira sulle prospettive future. Ecco, beh, se queste sono le avvocato, diciamoci la verità, se queste sono le basi di partenza, mi pare che è un bel sperare. Siamo messi gli bene. Facciamo noi un applauso a loro. Ma sì.